la Cassazione aveva emanato la sua sentenza sulla prescrizione del processo Mills e il TG1 è stato capace di dire che era stato assolto. Ora, anche una persona che non ha grandi conoscenze del diritto di procedura penale ormai avrà capito, avrà sentito tante volte che l'assoluzione è una cosa, la prescrizione, l'istituto della prescrizione è una cosa completamente diversa. Dedicando alle persone più mature un certo target di trasmissioni o di telegiornali come per esempio il GG4 che è condito dal suo matura, chiedo scusa veramente ai cani da compagnia, al suo vero cane da compagnia, più reale, più fedele, passando poi per Canale 5 che invece è un po' il canale che serve ad addormentare le persone che vanno dalla fascia tra i 20 e i 40 anni, perché là vengono propinati tutti i tipi di reali, vengono propinati tutti i tipi di programmi dove la morale non esiste, è una cosa che potrebbe essere abbandonata. Si proietta un mondo fatto di lustrini, di paillette, che non è il mondo che vive questo paese, non è quello il mondo che vive questo paese, passando poi per il contenitore che rientra sotto Italia 1. E l'altra volta c'era un sondaggio che ha definito il Studio Aperto come il telegiornale preferito dei giovani. Ora, come si fa a definire Studio Aperto un telegiornale? Infatti. Un format? È uno sculta format, nel senso che comunque si parla solo ed esclusivamente di gossip. Il calciatore che sta con la ballerina, oggi ha cambiato, domani sta con quell'altro, con l'altra ballerina, si parla solo ed esclusivamente di questo. Purtroppo se c'è un sondaggio che invece riporta questo tipo di verità, se vuoi entrare, questo è ancora più preoccupante, ci fa capire come hanno totalmente inibito la capacità di analisi e la capacità mentale degli italiani. E in tutto questo non dimentichiamoci che c'è quella che dovrebbe essere la TV di Stato, che con i suoi programmi più o meno discutibili, sicuramente quello che secondo me merita più attenzione è la terza Camera del Parlamento che si trasferisce 4 sere su settimana su Rai 1 attraverso Porta a Porta, perché tutti i fatti vengono discussi là e non all'interno del Parlamento, e abbiamo un quadro completo di come il sistema mediatico in Italia è totalmente assoggettato e asservito ai voleri non di una persona soltanto, guardate, perché a mio parere il vero problema non è Berlusconi e i suoi scagnozzi, il vero problema è il popolo italiano che è totalmente incantato e totalmente addormentato. Oggi c'è stata la seconda manifestazione del popolo viola, pare che abbiano riempito anche in questo caso Piazza del Popolo, ed è assurdo pensare che una piazza con striscioni, ragazzi eccetera eccetera debba essere la risposta alle accuse di uno che in preda a deliri, tutto quello che vogliamo, poco fa ben ricordava di quando Berlusconi è stato indagato come mandante alle stragi di Capaci. Beh, forse noi abbiamo un po' perso la memoria anche di ricordare determinate cose, perché c'è un popolo che queste cose non le sa, c'è un popolo che ignora totalmente, anzi quando spunta fuori qualcosa lui mette in atto, comincia a mettere attraverso ovviamente i suoi sodali tutta una serie di situazioni che gli garantiscono ad ogni modo la sua difesa. Non lo fa neanche lui, lo fanno le televisioni, lo fanno i programmi.